Ecco a voi uno scontro epico fra il Signore Oscuro e tutte le altre unità di Tabs. Chi avrà la meglio? Chi conquisterà il campo di battaglia? Ok, salve a tutti, sono Spiciok e bentornati in Tabs una volta ancora. Oggi siamo qui con altre battaglie che mi avete suggerito nei commenti, che ho trovato veramente interessanti, quindi eccole a voi. Non dimenticate di suggerirne tante altre. Quindi non dimenticate di commentare qui sotto con le battaglie che avete ideato e lasciate un bel mi piace per portare avanti questa serie. E partiamo subito con una ribellione del popolo rosso, che include contadini, barbari, pugili e ovviamente anche omini disarmati, e questa folla incazzata si sta opponendo al dominio del popolo blu, che invece è armato di moschetti, M16 e via dicendo. E questa battaglia gli incirca equilibrata, anche se i blu sembrano avere il vantaggio di avere armi sicuramente più tecnologicamente avanzate, ma a quanto pare non sono sufficienti per fermare l'avanzata dei rossi, che sono già molto vicini alla vittoria. Sono così attaccati ai moschetti che ormai li tirano giù a colpi di forcone, e mi sa che il tizio con l'M16 ormai è l'unico che può difendere l'orgoglio blu. È andato giù anche lui, è andato giù anche lui, ormai non c'è più speranza. Questi moschetti si vedono passare la vita avanti agli occhi, anzi uno solo ormai è rimasto. L'unica speranza della dinastia dei blu sta per morire per mano di un contadino armato di forcone. Ovviamente Espi prova pietà per i perdenti e decide di aiutarli cercando di capovolgere le sorti di questa battaglia, aggiungendo due cannoni a destra e a sinistra che possano aiutare questi fucilieri blu a tenere sotto controllo l'avanzata dei contadini rossi. Riusciranno con l'aiuto dei cannoni? Mi sembra un pochino difficile, dato che i cannoni, sì, come potete vedere, hanno già fatto un bel po' di differenza, ma non penso saranno in grado di contenere la rabbia e l'incazzatura del popolo rosso, che sta avanzando senza pietà. Guardate il cannone però, che grandissimo effetto ad aria, che grandissimi effetti ha nello spazzare via le truppe nemiche. E la battaglia si sta facendo sempre più intensa, i rossi stanno avanzando. Oh mio Dio! Che palla di cannone che si è beccato sulla schiena. Ha tirato giù uno col moschetto, ma si è preso una pallonata sulla schiena. A quanto pare non l'hanno digerita bene. I contadini si sono incazzati ancora di più e sono partiti all'assalto. Soltanto il tizio con la M16 effettivamente può fare la differenza una volta ancora. Ma ancora una volta arriva un ciccio che gli infila un forcone dove non batte il sole, e penso che concluda questa battaglia ancora una volta a favore dei rossi. A questo punto faccio scendere in campo l'artiglieria pesante, che sono questi barili i kamikaze, che gettano scompiglio fra le fila dei nemici, che in questo momento stanno morendo bruciati a centinaia. Beh no, a centinaia no, ma insomma veramente sono belli belli abbrustoliti, che mi stanno facendo venire un appetito non da poco. E a quanto pare non tanti sono riusciti a sopravvivere all'esplosione dei barili, anche se in effetti questa bella rivolta sembra essersi ingrossata ancora di più delle volte precedenti. Ma l'M16 questa volta sembra in grado di tenere la distanza, e tutte le varie componenti del nostro esercito blu stanno collaborando per contrastare questa incredibile invasione. E sono rimasti soltanto un pugno di uomini, soltanto qualche barbaro armato di clava sta fra i blu e la vittoria. Ancora si oppongono, ancora si incazzano, ancora si ribellano, ma ormai i moschettieri e i loro compagni fidati armati di M16 hanno combinato il disastro. A quanto pare però ci sono dei superstiti, la battaglia non è ancora finita e le truppe blu stanno avanzando verso... cosa? Dov'è? Oh, ce ne sono due che sono nascosti qui dietro l'albero. Oh, morite piccoli bastardi. Arriva la cannonata, attento, arriva la cannonata. Boom, invece attraverso l'albero sei crepato, complimenti. Ed ecco a voi un'incredibile sfida fra Trump e Signore Oscuro, o Demonio, come volete chiamarlo. Anzi, ditemi nei commenti come preferite chiamarlo. Ma la cosa interessante è che l'ultima volta abbiamo già fatto questa sfida comunque simile, e i Trump sono stati sconfitti, come penso accadrà anche questa volta. Nonostante abbiamo aumentato il loro numero, adesso dovrebbero essere un 12-13, comunque muoiono contro la potenza del nostro Signor Oscuro. Per riuscire a sconfiggerlo, quindi ho deciso di schierarne una quantità incredibile. L'ho circondato di Trump e ora voglio vedere quanto lo smitragliano, se lo smitragliano bene oppure se avrà la meglio ancora una volta. Già due Trump sono stati impalati alla grande, anche tre Trump. Oh, sciscia!
come si farà adesso, come si farà, riusciranno a spazzarlo via? A quanto pare comunque i colpi di M16 sembrano allontanarlo abbastanza in modo da dare a Trump la possibilità di prendere fiato e partire all'assalto un'altra volta, stringendo i denti e massaggiandosi il parrucchino a vicenda. Oh mio Dio, lo stanno mettendo veramente veramente in difficoltà. Mai ho visto il signore oscuro così in difficoltà contro un nugolo di uomini. A quanto pare sono ancora tantissimi. Oh, ce l'hanno fatta! L'hanno sconfitto soltanto con le loro forze, ovviamente i loro grossi proiettili. E dopo aver messo queste creature demoniache contro Trump, non potevo che ascoltare un altro dei vostri consigli e metterle contro le Huacha, che a quanto pare non sembrano avere un particolare effetto. Ho fatto questo signore oscuro o demone, come volete chiamarlo, contro delle Huacha, e l'unica cosa che si è preso è una freccia in testa, una singola freccia che sicuramente non basterà a farlo fuori, anzi, ha proprio vinto. Porca, una cosa assolutamente assurda che non mi sarei mai aspettato di portare su Tabs. Ma questo bel signore oscuro ormai a terra, pieno di frecce, è un piccolo porcospino e continuano a piovere. Ma quanto durate? Le Watch stanno facendo tutto quello che possono per riuscire a tirarlo giù, ma niente sembra essere efficace. Diciamo che l'unica cosa che riescono a fare è fermarlo con i loro cadaveri, dato che lui si bugga e rimane fisso così a quanto pare. Ma oltre a questo, le Watch hanno fallito su tutti i fronti, quindi dovremmo trovare un altro modo per sconfiggere questo signore oscuro. Voglio provare con i cannoni. Oh yes! Prendendo ispirazione dall'idea di mettere le Watch contro il signore oscuro, ho deciso di invece utilizzare i cannoni, che sembrano essere invece veramente veramente efficaci, perché la cosa molto interessante è che con le loro cannonate lo respingono all'indietro. Forse addirittura potrebbero farlo cadere dalla mappa se riescono a centrarlo più volte. Dannazione, spicciatevi! Ok, l'ho rischiato veramente veramente tanto, ma con una bella cannonata sono riusciti a respingerlo indietro. Siete fottutamente... Ecco, infatti uno è già andato. Il primo cannone è assolutamente schiattato e temo che la stessa sorte possa accadere anche agli altri due cannoni, dato che questo signore oscuro sembra essere esatto, sembra essere decisamente in forma e pronto a schivare le palle. Aumentiamo il numero di cannoni, vediamo se le cose cambiano. Ho messo ben 7 cannoni pronti a far fuoco contro il signore oscuro. Ora dovrebbero essere sicuramente in numero maggiore e aumentare le probabilità di respingerlo all'indietro, cosa che permette ai cannoni il tempo di ricaricarsi, di respirare, di far fuoco un'altra volta per distruggerlo completamente. E sì, sembra avere assolutamente successo questa strategia. Il signore oscuro è ormai molto molto lontano dai cannoni, che hanno l'occasione di avanzare ancora di più. È andato! I blu hanno vinto, i cannoni hanno trionfato. Gente, forse ormai l'avete capito che mi piace esagerare, quindi dopo aver sconfitto un singolo signore oscuro ho messo 10 signori oscuri, ho messo contro di loro tantissimi cannoni. Voglio vedere se saranno in grado di eliminarli. L'ultima volta con 7 cannoni abbiamo fatto fuori un signore oscuro, questa volta non abbiamo 70 cannoni, ne abbiamo un pochino in meno, però sono abbastanza fiducioso che riescano a tenere a bada questa sorta di banda di signori oscuri. No, a quanto pare no, a quanto pare stanno avanzando, a quanto pare i cannoni stanno crepando lentamente perché non hanno la mira necessaria per colpire e tenere lontani questi demoni barra signori oscuri che stanno avanzando e demolendo la loro formazione. Ok, mi rimangio quello che ho detto, sono troppo OP signori oscuri, dannazione, guardate che disastro stanno facendo. Ovviamente dopo aver esagerato mi viene da esagerare ancora di più ed ecco a voi, non so quanti cannoni saranno, 50-60 cannoni. Siamo nella mappa desertica che ci permette di avere più spazi e meno alberi che rompono le palle, quindi ho messo veramente tantissimi cannoni contro questi 10 signori oscuri per vedere se saranno in grado di asfaltarli questa volta. Ci sono buone speranze secondo me, perché ora sono veramente veramente tanti, però vedo che si stanno iniziando a ammazzare a vicenda i cannoni. Oh yes, li stanno spingendo verso il bordo della mappa. Non ci credo, forse ce la possono fare. Sono rimasti veramente in pochi questi cannoni, saranno soltanto 20 cannoni, ma a quanto pare no, forse no, forse i miei sono soltanto sogni, dato che i signori oscuri stanno avanzando temibilmente verso le fila dei cannoni, pronti a impalarli con le loro spine appuntite e falliche. Ed ecco infatti l'esercito dei cannoni ormai devastato dai signori oscuri. Se potesse batterebbe in ritirata, ma purtroppo sono legati a quel cannone da quando sono nati, sti poveracci. Questo è il momento perfetto per esagerare ancora di più, mettere delle catapulte dietro i cannoni. La cosa positiva delle catapulte è che sparano in alto e quindi non rischiano di beccare i cannoni, si spera. E confido che queste grosse rocce che scagliano aiutino
mettono i cannoni a respingere l'assalto degli uomini oscuri e che magari li spingono anche fuori dalla mappa, perché secondo me questa è la strategia. Oh mio Dio, guardate, guardate che disastro, guardate quante palle ci sono nel campo di battaglia. Scusate, suona malissimo questa cosa, ma quante palle effettivamente ci sono sul campo di battaglia e stanno respingendo i signori oscuri verso l'esterno. Se riescono a portarli fuori, questa potrebbe essere la strategia della vita che consegnerebbe a loro una vittoria assicurata. Ma a quanto pare nemmeno questa strategia sembra essere in grado di fermare l'avanzata dei signori oscuri, che sono riusciti a schivare tante tante palle nella loro vita e sono arrivati qui in mezzo ai miei poveri cannoni e catapulte a disfarli completamente. Quindi un'altra vittoria per loro, tristemente. Ok, ho deciso di utilizzare la tecnica. Oh mio Dio, quante rocce tutte insieme. Ho deciso di utilizzare la tecnica di respingerli verso il fondo della mappa e quindi giù da questo isolotto sospeso nel nulla in cui stiamo combattendo. Ho posizionato i miei cannoni e catapulte esattamente al limite di dove potevo posizionarli, in modo da essere ancora più vicini ai signori oscuri e poterli spingere con maggiore efficacia giù. E sembra che questa strategia stia funzionando. Come potete vedere, già stanno cadendo, già due di loro stanno precipitando tristemente nell'abisso e presto, si spera, toccherà agli altri otto, che per il momento stanno combattendo con tutte le loro forze. E un altro va giù, a quanto pare. Non sono così lontani che non riesco nemmeno a distinguerli. Stanno combattendo con tutte le loro forze, ma se i cannoni e le catapulte continuano così, c'è una bella speranza di vittoria, c'è una bella speranza che questi 10 demoni vengano sconfitti. E ne rimangono pochissimi e continuano a cadere giù nell'abisso. Qualcosa di assurdo. Dei cannoni e delle semplici catapulte stanno veramente veramente facendo la differenza e costringendo questi demoni barra signori oscuri a ritirarsi e comunque a suicidarsi giù da questa mappa. Oh mio Dio, siamo penso molto molto vicini alla vittoria, dato che ne rimangono soltanto pochi e tutto il fuoco delle catapulte e cannoni è concentrato sui pochi superstiti che esistono ancora. Yes, ce l'abbiamo fatta! Sono tutti caduti e le truppe blu stanno avanzando. Questo significa che gli unici che sono ancora vivi sono giù dalla mappa e presto, esatto, moriranno e consegneranno la vittoria allo schieramento dei blu. E passiamo un'altra bellissima idea che mi avete dato: un'invasione zombie che dobbiamo respingere soltanto utilizzando le guaccia. Esattamente. Però non sembra essere molto efficace soltanto con la linea di guaccia. Non mi sono mai accorto che sono così stupidi i tizi comandano le guaccia, dato che hanno una gittata molto molto lunga e questi CC qua non vengono presi dalle loro frecce. Dunque, per sperare di vincere ho dovuto mettere più e più file di guaccia che creino una tempesta di frecce sui nostri nemici. Anche se temo che questo non sia sufficiente, perché basta che sopravviva un singolo soldato rosso, anche uno stupido contadino, e i rossi vinceranno, perché come bene sapete le guaccia, una volta che hanno lanciato le frecce, si autodistruggono e automaticamente la sconfitta va ai blu e la vittoria va ai rossi. Quindi per rimediare a questo problema ho messo un ninja qui nelle retrovie, un singolo ninja blu, ok? Quelli che costano veramente niente, 80 soldini, che possa vincere la partita per i blu. Da solo non avrebbe speranze contro un intero esercito rosso di zombie, ma ora che è stato indebolito dalle guaccia, oh mio Dio, ce la farà, riuscirà a eliminarli tutti. Si prende i cazzotti, ma con le sue stelle ninja riuscirà forse a sterminarli tutti. Nei testicoli preso in pieno, e a quanto pare il ninja ha risolto assolutamente la situazione e ha capovolto la battaglia. Da un risultato in favore dei rossi si è passati alla vittoria dei blu con questo ninja che si sa difendere da Dio. Ed ora, come grande battaglia finale che non potete assolutamente perdervi, ecco a voi uno scontro epico fra il signore oscuro e tutte le altre unità di Tabs. Chi avrà la meglio? Chi conquisterà il campo di battaglia? Molti di voi potrebbero pensare che sia il signore oscuro essere favorito. Potreste avere assolutamente ragione, ma tutte queste unità si possono coprire le spalle e coprire soprattutto le debolezze l'un l'altro. Oh yes! Oh mio Dio, che botta che si è preso da quella roccia scagliata dalla catapulta. Ci sono tutte unità di Tabs, ovviamente, eccetto un altro signore oscuro, altrimenti la cosa non sarebbe pari. E ognuna di queste unità ha debolezze e resistenze. Ora bisogna vedere se riusciranno a... Oh no! È esploso il barile mentre non guardavo e probabilmente qualche nostro alleato è morto nell'esplosione. È stato orribile. Quindi hanno debolezze e resistenze. Soltanto con un bel lavoro di squadra riusciranno a sconfiggere questo signore oscuro, che per il momento sembra essere piuttosto spaventato e colpito dal tizio con l'M16, dato che lo sta beccando più e più volte in testa e allontanando assolutamente dal campo di battaglia. Forse lo riuscirà addirittura a condurre giù la mappa, ma arriva la roccia della morte. Oh, l'ha schivato di un pelo. Ok, un'altra chance, un'altra chance.
chance per l'esercito di blu. E un'altra roccia che lo colpisce e lo travolge. La grandissima vittoria dell'esercito blu, costituito da una potentissima varietà di truppe. Quindi gente, questo era Tabso, Totally Accurate Battle Simulator, come preferite chiamarlo. Spero questo episodio vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un bel commento con le vostre battaglie, quelle che vorreste vedere nei prossimi episodi, e un bel mi piace per spingere questa serie ad andare avanti. Alla prossima, ciao ciao!